Assalto della Big Europea a Calhanoglu, il cui contratto con l'Inter da 6,5 milioni l'anno scade a giugno del 2027. Calhanoglu è il possibile addio all'Inter all'inizio della scorsa estate. Ci hanno provato club sauditi, ci ha provato soprattutto il Bayern Monaco, offrendo al turco un maxi contratto. La bufera durò però pochissimi giorni, con il club nerazzurro che stoppò sul nascere i bavaresi. Stando alle indiscrezioni che giunsero dalla Germania in quel periodo, il Bayern aveva proposto al regista turco un quadriennale da ben 8 milioni netti a stagione. Un totale di 32 milioni che aveva strappato il sì dell'ex Milan, legato all'Inter fino a giugno 2027 a fronte di un ingaggio da circa 6,5 milioni netti a stagione. Il classe 94 avrebbe chiesto a Marotta e Ausilio il prolungamento dell'accordo, con annesso aumento di stipendio per raggiungere più o meno le cifre messe in campo dai tedeschi. La dirigenza interista ha fatto orecchie da mercante. Un contratto c'è già, peraltro è stato firmato da poco, per cui non c'è bisogno di alcun rinnovo. Calhanoglu era ed è imprescindibile per Inzaghi. Ciò significa che solo un'offerta irrifiutabile avrebbe potuto far vacillare la società, nel frattempo passata a Oaktree. Offerta non arrivata, col Bayern che per la mediana aveva sempre Paligna del Fulham in cima alle preferenze. E dopo una trattativa tortuosa, il portoghese si è trasferito proprio alla Corte di Compagnie per circa 50 milioni di euro. Calhanoglu. Ricevuto offerte, ma l'Inter non mi ha lasciato andare. Oaktree può dare il via libera l'estate prossima. Dopo la vittoria contro l'Islanda, Hakan Calhanoglu è tornato a parlare di quanto accaduto alcuni mesi, ammettendo di aver ricevuto offerte. Ma avevo detto che sarei rimasto all'Inter e che l'Inter comunque non mi avrebbe lasciato andare. Quindi, non è una cosa in mio potere, ha aggiunto da parte mia, cercherò di giocare sempre al livello più alto possibile. Calhanoglu è felice e sta benissimo all'Inter, ma per quanto riguarda il suo futuro come di quello di qualsiasi calciatore non ci sono certezze. In caso di proposte valide, considerato che ha uno stipendio importante e che a febbraio compierà 31 anni, Oaktree potrebbe lasciarlo partire. Addio shock in casa Inter, saluta tutti e va al Bayern Monaco per 65 milioni. L'Inter preoccupata per il prossimo futuro, un big potrebbe essere ceduto al Bayern Monaco per 65 milioni di euro. L'Inter aveva obiettivi chiari e definiti per questo mercato estivo e li ha centrati tutti, per quelli che erano i piani della società. Rinforzi mirati e big trattenuti, Marotta ha ottenuto ciò che voleva. In questo modo, i nerazzurri si presentano al via di questa stagione ancora come i favoriti per lo scudetto. La compagine interista vuole ribadire la sua supremazia in Italia e non solo. Per questa stagione, si punta a fare bene anche in Europa. La rosa del resto sembra attrezzata, e come, per il doppio impegno, con tante alternative di livello a disposizione di Simone Inzaghi, cui si chiede il bis scudetto e anche un importante percorso continentale. Inter che nel frattempo dovrà però riflettere attentamente sul proprio futuro. Per quest'anno, tutti i giocatori di maggior grido della rosa sono rimasti, con importanti rinnovi e adeguamenti contrattuali. Ma per la prossima estate, qualcosa potrebbe cambiare. Si attende che Oaktree delinei maggiormente i propri piani finanziari, ma almeno una cessione pesante potrebbe esserci. Dunque, parte il toto addio, tra i volti più importanti a disposizione di Inzaghi. Si fa largo, in particolare, l'interesse del Bayern Monaco per uno di loro. Inter, allarme bastoni,
il Bayern Monaco fa sul serio. Durante questa estate, i bavaresi avevano già bussato alle porte dei campioni d'Italia per Hakan Çalhanoğlu. Niente da fare, l'assalto al turco è stato respinto, nonostante il Bayern fosse intenzionato a mettere sul piatto cifre importanti. Ma ora, dalla Germania possono riprovarci, questa volta per Alessandro Bastoni. Il centrale lanciato qualche stagione fa da Conte ha vissuto una crescita esponenziale e considerevole, diventando un interprete di altissimo livello del ruolo anche a livello internazionale. Ecco perché tante squadre in giro per l'Europa lo vogliono. Il Bayern, soprattutto, pensa a rinforzare la propria difesa, con gli investimenti degli ultimi anni, Kim, De Ligt, Upamecano, che non hanno sortito gli effetti sperati. Su Bastoni c'è anche il Liverpool, ma il Bayern potrebbe presentare l'offerta risolutiva da circa 65 milioni di euro. L'Inter ci penserà bene, in ogni caso, prima di sacrificare uno dei suoi giocatori di maggior rilievo, nella prossima estate, ma alla fine potrebbe cedere e finanziare per larga parte il prossimo mercato con detta cifra. L'Inter guarda al futuro, rosa da ringiovanire. Ecco chi rischia, chi arriverà e dove. Da quando si è insediata la nuova proprietà Oaktree, l'Inter è entrata in una nuova fase della sua storia. E gli effetti si sono visti anche sul mercato. Il fondo che è subentrato alla famiglia Zhang e a Suning ha messo subito in chiaro le cose e inaugurato un nuovo corso. Sostenibilità sempre come obiettivo e linea da seguire, cercando di abbassare l'età media, il monte ingaggi e, puntando sui giovani, tenendo i nerazzurri competitivi in Italia e in Europa. Mercato sono da leggere secondo quest'ottica i movimenti estivi dell'Inter e, soprattutto, quelli che non si sono verificati. Non è un mistero come infatti mister Inzaghi volesse rinforzare l'unico reparto ancora monco, la difesa, con profili d'esperienza come Hermoso o Ricardo Rodriguez. I profili sono stati analizzati e sondati, ma alla fine la decisione è ricaduta su un altro tipo di identikit. Si è investito infatti su Palacios, arrivato dopo una lunga trattativa, classe 2003, con ampi margini di miglioramento. Difesa, cosa aspettarsi dunque dalle prossime sessioni di mercato? E, soprattutto, quali sono i giocatori dell'attuale rosa che cozzano con la nuova filosofia del club? Alle spalle di Sommer, 35 anni e contratto in scadenza nel 2026, è già arrivato il classe 1998 Martinez, preso dal Genoa. È la difesa il reparto che necessiterà di un lifting più accurato. Il 32enne De Vrij, il 36enne Acerbi e il 34enne Darmian hanno tutti contratti in scadenza nel 2025, le loro prestazioni sono ancora ottimali, ma è nell'ordine delle cose che possano vedere i loro minuti diminuire nel corso delle prossime stagioni. È qui che il club dovrà intervenire. Servirà in futuro, dopo gli innesti di Bissek e Palacios, anche un centrale giovane e di prospettiva. Centrocampo, l'operazione di svecchiamento è già partita in mezzo al campo. Aslani, Frattesi, lo stesso ancora giovane Barella e, sugli esterni, Buchanan hanno abbassato l'età media senza fare altrettanto per la qualità in rosa. L'unico a non rientrare nei parametri di Oaktree resta Enkita Ryan, scadenza nel 2026, ma che, nonostante i 35 anni, continua ad essere un titolarissimo di Inzaghi e a macinare chilometri da un'area all'altra. Attacco, il reparto con i nodi più intricati da sciogliere è l'attacco. Intoccabili Lautaro, Thuram e Taremi, in nerazzurro sono rimasti Arnautovic e Correa.
entrambi in scadenza nel 2025, il primo ha 35 anni, 5 in più dell'ex Marsiglia. Per loro i minuti in campo rischiano di essere pochi come le prospettive future all'Inter. Criticati e fischiati dal pubblico, la loro mancata cessione ha bloccato il mercato in entrata nel reparto. Da esuberi a risorse per Inzaghi, la stagione 2024-25 sarà decisiva per il loro futuro in nerazzurro.